Sandro Acerbo, direttore, dialoghista, imprenditore e soprattutto doppiatore. Lei, che è tra i più importanti doppiatori italiani, che ha iniziato giovanissimo a lavorare nelle sale di sincronizzazione, è laureato in legge. È una particolarità che forse merita di essere messa in evidenza per tutti quei ragazzi con la passione della recitazione, ma anche la necessità di laurearsi. Come ha fatto a conciliare due attività così distanti? Beh, è stata dura, dura perché niente, io avevo deciso che volevo comunque portare a termine l'università e laurearmi in giurisprudenza. Un po' per una mia soddisfazione personale, sapendo già che forse la laurea non sarebbe servita dal punto di vista strettamente pratico, e un po' perché i miei poveri genitori erano orgogliosi del fatto che il figlio potesse prendere il famoso pezzo di carta. Per cui ho continuato ed è stata dura perché io ho sempre lavorato moltissimo, nel senso che non ho mai avuto spazi, per cui ho dovuto conciliare studiando o la sera oppure il sabato e la domenica a casa oppure negli intervalli fra un turno e l'altro, oppure ci sono riuscito anche, devo dire, grazie al contributo, diciamo, soprattutto quello finale di mia moglie, cioè, che allora era la mia fidanzata, perché anche lei, studiando in una facoltà molto più impegnativa della mia, cioè fisica, mi ha spronato. Ed ero anche spronato dal fatto che anche lei aveva bisogno di studiare così tanto, per cui ritagliavamo gli spazi per vederci il sabato sera, la domenica sera o forse a pranzo, insomma, ecco. E questo però mi ha aiutato perché mi ha consentito, anche se fuori corso, ovviamente non ce l'ho fatta nel tempo stabilito, però fuori corso nell'82 sono riuscito a laurearmi, anche perché mi ero posto un limite, che era quello di riuscire a laurearmi prima di sposarmi e di non portarmi dietro il peso della tesi dopo il matrimonio. E il suo primo lavoro a Leggio è La carica dei 101, è giovanissimo. Le chiediamo una panoramica di quel mondo delle voci che lei ascoltava in sala, le voci di Giuseppe Rinaldi, Lidia Simoneschi, Emilio Cigoli e Rosetta Calavetta. Beh, quello era. Posso tranquillamente dire, io ho avuto la fortuna di conoscerli, nel senso che anche risentendoli adesso, a distanza di 60 anni, di 50 anni, quei doppiaggi sono qualcosa di unico. Non è possibile rifarli, tant'è vero che alcuni tentativi, soprattutto uno venne fatto con Via Col Vento, di cercare di ridoppiare questi capolavori sono falliti perché quelle voci, quei caratteristi, quei protagonisti, quelle voci di donna, addirittura qualche volta anche un po' birignose, tipo quella di Tina Lattanzi, però hanno quel fascino che le colloca in quel mondo, in quel momento. E io li ho conosciuti tutti perché io ho cominciato nel 1961, appunto con La carica dei 101. E questi personaggi li ho conosciuti tutti e mi hanno accompagnato nel mio percorso artistico per tanti anni, sono stati i miei maestri, diciamo. L'elite del doppiaggio italiano. Mentre le faccio questa domanda, i tanti telespettatori del nostro sito stanno vedendo la pagina dedicata a Mary Poppins, presa dal sito calliopea.it del compianto esperto di doppiaggio Nicola Maccaccini, che lei ha conosciuto e ha aiutato nella realizzazione del sito stesso. Prima di parlare di Mary Poppins, può darci un ricordo di Nicola? Mi commuovo perché è una persona che, pur se ho conosciuto poco, mi è rimasta proprio nel cuore. Tant'è vero che negli ultimi tempi, quando lui ho seguito, ho vissuto purtroppo il progredire della sua devastante malattia. Perché lui mi aveva invitato più di una volta, ero andato ai suoi raduni e c'era stata anzi, addirittura questa bella festa che lui aveva fatto per festeggiare con l'uscita di quel libro che aveva scritto, per festeggiare diciamo, la guarigione dal presunto tumore al cervello che sembrava avesse avuto.
e invece purtroppo era solo un'illusione. E Nicola mi rimane nel cuore perché era una persona diversa da tutti, era qualcosa, era a volte anche un po' pedante, un po' insistente, non ti mollava mai, però aveva un amore per quello che faceva, un rispetto e un'ammirazione per quelli che facevano questo lavoro che mi è veramente rimasta nell'anima. E che oggi è raro trovare. Sì. Lei ha 8 anni quando doppia Matthew Garber in Mary Poppins. Chi era il direttore del doppiaggio? Come è stato scelto lei? E cosa ricorda di quell'esperienza? Dunque, il direttore del doppiaggio era il grandissimo Giulio Panicali, anche non solo grande direttore di doppiaggio, ma voce storica di Clark Gable e di tanti superstar dell'epoca. La scelta della mia voce cadde da Provini. Io feci il provino come tanti altri bambini della mia età. I provini vennero spediti negli Stati Uniti e venni scelto direttamente dalla produzione americana. E cosa ricorda di quell'esperienza? Ma è stata fantastica perché il film era quello che sapete tutti, insomma, un capolavoro del genere. E poi, oltre alla grande novità, esperienza del doppiare insieme a Peppino Rinaldi che faceva il padre, a tanti altri attori, perché c'era la grande Maria Pia Di Meo che faceva Mary Poppins, eccetera, l'esperienza nuova. Oreste Lionello che faceva Dick Van Dyke. La grande esperienza nuova è stata quella di cantare nel film, perché i Supercalifragilisticexpialidocious e Camminilli ho cantati anch'io. Quindi è stato molto divertente. La sua attività di giovane doppiatore, come la poneva nei suoi confronti dei suoi compagni, diciamo, normali di scuola e della vita di tutti i giorni, e come loro si ponevano, nei confronti dei suoi? E pensa di aver sacrificato qualcosa per essersi dedicato totalmente al doppiaggio dal punto di vista professionale, ma anche delle relazioni? Dunque, diciamo che dal punto di vista professionale non ho delle relazioni, no, però certo è che nei periodi in cui i miei compagni di scuola, soprattutto quelli del liceo, andavano a, che ne so, in estate in campeggio o alle feste durante la settimana, io dovevo sacrificarle, però lo facevo volentieri perché la mia grande passione era fare questo mestiere. Per cui loro mi chiamavano, mi dicevano, dai, vieni su, no, e io dico no, non posso, io lavoro, cioè l'ho sempre preso come un grande divertimento, ma anche come un lavoro importante, cioè non era un qualcosa che si poteva fare o non fare, per me era il lavoro e quindi andava rispettato in quanto tale. Per cui niente, l'ho sempre fatto con grande voglia e non rimpiango nulla. Per quanto riguarda invece la scuola, beh, la scuola è stata un po' all'inizio la scuola non è come adesso, non si poteva dire a un professore o a un maestro faccio lavoro, sarebbe stato preso male. Tant'è vero che io spesso mancavo a scuola, pur continuando ad avere un profitto buono, e i professori si domandavano, cioè ho ancora delle cartelle, dei giudizi dei professori dicevano potrebbe ottenere di più se solo non si assentasse perché è malato, perché ovviamente dicevo sempre che ero malato. Poi a un certo punto con i miei decidemmo di prendere il coraggio a quattro mani e lo dicemmo alla professoressa di italiano dell'allora terza media, che da un primo punto di vista la prese un po' così così, come dire, ah, un ragazzetto, un ragazzino che lavora, poi perde la scuola. Poi però si dovette arrendere all'evidenza, nel senso che io riuscivo comunque con grandi sacrifici a conciliare l'attività di lavoro con l'attività scolastica. Prova ne è, a parte la laurea, che nel tutto il periodo scolastico fino alla maturità non sono stato mai né rimandato né bocciato. Quindi Conciliare veramente il lavoro, ma anche la passione, perché in questo caso coincideva con gli impegni scolastici. Gli anni 80 sono quelli di Michael J. Fox in Ritorno al Futuro. Era consapevole di doppiare un personaggio che si rivelerà un cult per generazioni intere? ma
Forse istintivamente dentro di me l'avevo intuito, nel senso che, come tutti sanno, il primo Ritorno al Futuro non l'ho doppiato io, l'ha doppiato Teo Bellia. E lo doppiò Teo Bellia in virtù di una scelta fatta per i provini, sempre dagli americani. E rimasi molto male, perché quando feci il provino ero convinto al 100% di essere la voce adatta per fare Michael J. Fox. E invece, giustamente, venne fatta una scelta diversa. Poi, quando arrivò il secondo, adesso non mi ricordo bene quale fu la molla che fece decidere, praticamente non ci fu nessuna imposizione da parte della committenza americana. E diciamo, i distributori italiani, d'accordo con il direttore di doppiaggio, optarono per dare nel secondo e nel terzo Ritorno al Futuro la mia voce a Michael J. Fox. Si rivelò una scelta evidentemente indovinata, perché poi da quel momento, fino alla, purtroppo, l'avvento della malattia che ha colpito il povero Michael, poi Michael J. Fox l'ho sempre doppiato io. A riprova che probabilmente la mia voce era Funzionava adatta. quell'abbinamento. Per In mezzo scorre il fiume 1993, Cesare Barbetti ha l'intuizione geniale di associare la sua voce al volto di Brad Pitt, con il quale lei instaurerà un bel sodalizio che dura tutt'oggi. Vorremmo qui approfondire con lei alcuni ruoli. In primo luogo Seven, 1995, dove appunto è diretto da Barbetti e si confronta con un sadico imprevedibile Kevin Spacey. Che ricordo ha di quel film? Dunque, ho un ricordo bellissimo perché ci rendemmo tutti conto da subito di avere a che fare con un capolavoro del genere, ma nello stesso tempo mi ricordo anche che quel film, nella fattispecie, per una serie di motivi, di impegni miei, di impegni di Barbetti, di impegni di Francesco Pannofino che faceva in quell'occasione Kevin Spacey, il film venne doppiato sempre completamente di sera. Cioè, lavoravamo sempre dalle 7:30 in poi. Quindi me lo ricordo come un film molto notturno. Però mi ricordo anche, e ancora ne traggo i risultati, perché spesso nei vari blog, nei vari siti, leggo che quell'interpretazione di Seven, addirittura qualcuno ha detto che il doppiaggio della parte finale di Seven, fatto da me, era migliore dell'interpretazione di Brad Pitt. Diciamo che, insomma, è stato molto buono, molto generoso questo signore, però lo ringrazio perché evidentemente siamo riusciti a fare un bel lavoro. Quello è stato un film eccezionale, ma devo ringraziare Barbetti, il povero compianto Barbetti, perché appunto, racconto sempre l'aneddoto, mi chiamò per doppiare questo giovanissimo Brad Pitt di In mezzo scorre il fiume e mi chiamò in sala, in regia, e mi disse: Sasà, vieni un po' qua. Dice: Allora, questo qua, secondo me, diventerà uno famoso. Doppialo bene che te rimane. E manco a farlo E mai apposta. parole furono Più più profetiche, insomma. Bello. profetiche. Ancora su Brad Pitt vi presento Joe Black, 1996. È consapevole che alcuni dei suoi monologhi hanno fatto innamorare migliaia di ragazze italiane. Bello, sì, ne ho avuto. Sì, meno male, sono contento, mi fa piacere, ma ne ho avuto la riprova, nel senso che molto spesso viene citato Joe Black come uno dei punti focali della mia carriera di doppiatore, perché non lo so, ci sono dei doppiaggi in cui tu, pur doppiando un attore da tanto tempo, hai un feeling particolare. E in quel film, non lo so, forse mi intrigava la storia, forse abbiamo lavorato con grande armonia, insomma. Devo dire che, per esempio, il dialogo che lui ha con la vecchia spagnola, con la vecchia portoricana, in punto di morte, che poi rappresenta la morte, è un pezzo veramente di punto basilare nella storia del cinema e per noi del E doppiaggio, se è insomma. emozionato voi al leggio, figuriamoci gli spettatori in sala. Terzo e ultimo film con Brad Pitt che vorremmo analizzare è Sleepers 1996, dove lei è una stella in un cast stellare di voci.
Riuscì ad incrociare Vittorio Gassman al Leggio? No, purtroppo no, però devo dire che io avevo già avuto il privilegio e la fortuna di non solo di incrociare, ma di lavorare con Vittorio Gassman, perché io da ragazzino, nel periodo che andava da, diciamo, dal periodo di Mary Poppins in avanti, fino ai 12 anni, 13 anni, ho avuto l'occasione e la fortuna di lavorare con i più grandi attori italiani. Io ho lavorato con Vittorio Gassman in Profumo di donna, ho lavorato con Alberto Sordi, ho lavorato con Nino Manfredi, ho lavorato con Monica Vitti. Quindi La commedia all'italiana. devo dire che, cioè, non l'ho visto in quell'occasione, ma Gassman l'avevo conosciuto e ammirato, perché Gassman in Profumo di donna venne a doppiare se stesso, la sua parte, io doppiavo il povero Alessandro Alessandro Momo. Momo, ed era un fenomeno. Non guardava neanche quello che doveva dire e lo rifaceva alla perfezione. Lei è anche direttore del doppiaggio. Vorremmo qui analizzare uno, ma forse dei suoi capolavori, abbiamo definito così, Hit la sfida, 1995, dove questa volta è lei a dirigere l'elite del doppiaggio italiano. Innanzitutto vorremmo chiedere se fu lei a scegliere i ruoli, se ci furono dei provini e come organizzò il lavoro dal punto di vista della direzione. Dunque, lì c'è una storia molto divertente che mi capita di raccontare. Come tutti sapranno, Ferruccio Amendola, per un certo periodo aveva doppiato sia De Niro che, Al Pacino. Devo dire, con grande bravura riusciva a scindere i due personaggi, eccetera, eccetera. Stavolta, insieme al, capo edizione della. Era della Penta o Cecchigori Group, non so se era già Penta o Cecchigori. Comunque, con il capo dell'edizione ci ponemmo il problema di come fare. E io gli dissi subito: guarda, che secondo il mio parere, dovendo scegliere, per me Amendola è più adatto per doppiare De Niro e per fare Al Pacino è più adatto Giancarlo Giannini. Lui, perfettamente d'accordo, mettemmo in moto il meccanismo dell'organizzazione del lavoro. Soltanto che Ferruccio Amendola, che era un tipo abbastanza particolare, venne da me perché avevamo molta confidenza, fra l'altro eravamo soci della stessa società, lavoravamo insieme da tanti anni, lui aveva molta stima di me, tant'è vero che era contento di farsi dirigere da me nonostante io fossi un bambino, un ragazzo, in confronto alla sua, ora lui era all'apice della carriera e della fama. E mi disse: ma scusa, sa, ma ne posso fare tutte e due? E io gli dissi: Ferru, scusa, dico, capirei che nel film questi due non si incrociassero mai, non la avallerei come operazione, dico, però potrebbe anche essere, cercando di cambiare voci. Ma qui c'è veramente la prima volta nella storia del cinema in cui Al Pacino e De Niro sono al tavolo di un bar insieme e E recitano parlano nella uno stessa con scena. l'altro. Dico, tu capisci come facciamo? Lui mi guardò e dice: beh, prima faccio uno, poi faccio un altro. E io gli ho detto: dico, Ferru, siamo seri, non viene bene. Dico, è meglio che ti concentri su De Niro, che secondo me fai in una maniera fantastica, e lasciamo. Lui si fece convincere perché poi era intelligente, capiva quando le cose erano giuste e quando non lo erano. Facemmo il film, ovviamente loro non recitarono insieme, recitarono separati perché sia per impegni, ma anche perché un po' è una regola di vivere un po' così, insomma. E però poi il risultato fu quell'ottimo risultato che venne di quel film. Eccezionale. Facendo un salto dal cinema alla televisione, lei è The Mentalist. È stata una sua idea la caratterizzazione bizzarra e irriverente del personaggio di Patrick Jane? Ma devo dire che non ho dovuto fare molto di più di quello che non fa lui, nel senso che a me piace quel tipo di personaggi, nel senso che mi piace il detective un po' paravento, un po' simpatico, un po' scavezzacollo, per cui non è che ho dovuto fare molto, l'attore è bravo, è molto simpatico e ho semplicemente cercato di adeguarmi con la recitazione a quel tipo di recitazione. Diversi film importanti portano la sua firma come direttore del doppiaggio o come dialoghista. Può parlare in maniera diffusa di quello che
ritiene più significativo l'aver fatto sia come direttore e di quello che ritiene più significativo l'aver fatto come dialoghista, augurandoci che siano due titoli Sì. diversi. Beh, io ho pensato, ne ho fatti molti, come direttore soprattutto, fra cui appunto It, La sfida, che è uno dei film più importanti che ho fatto nel corso degli anni. Però poi il film assume la sua importanza in base anche alla difficoltà, a che spazio si ritaglia nell'ambito del mondo cinematografico, eccetera. E stavo pensando che a livello di soddisfazione, tant'è vero che poi, non l'anno scorso, ma l'anno precedente, venni candidato al premio dell'Internazionale del Doppiaggio di Roma, quello presentato da Pino Insegno, co come miglior dialogo per un film spagnolo non di grande risonanza di pubblico, e si chiamava Cella 211, e che però mi ha dato una grande soddisfazione perché era un film, dal punto di vista dei dialoghi, molto difficile, e anche dal punto di vista della realizzazione, perché ovviamente un film pieno di carcerati, di gente che urla, insomma, Film un difficile anche film dal punto di molto vista della difficile, tematica. sì, e quindi quello mi ha dato grande soddisfazione. Dall'altra parte posso citare un qualcosa che è molto recente, di grande soddisfazione per me, perché ho avuto anche grande privilegio di dirigere e di apprezzare l'interprete originale, è stato proprio The Iron Lady, il film che è nelle sale adesso sulla vita di Margaret Thatcher. Perché pur lavorando con tempi strettissimi, perché il film doveva uscire a tutti i costi il 27 di gennaio, cosa che è regolarmente avvenuta, ho avuto modo di dirigere quella meravigliosa doppiatrice che è Maria Pia Di Meo, e di apprezzare quell'attrice fantastica che spero vincerà l'Oscar per questo film, che è Meryl Streep. Lo storico del doppiaggio Gerardo Dicola sostiene che è facile entrare nel mondo del doppiaggio se si è figli di doppiatori, ma è difficile entrare nella categoria extra se non si è bravi. Lei non è figlio di doppiatori, ma è nell'Olimpo delle voci. Quali sono le caratteristiche fondamentali che le hanno permesso di entrare nei 60, giù di lì, più bravi doppiatori italiani? Intanto grazie. Ma devo dire che sì, io sono arrivato al doppiaggio per puro caso. Ma il segreto è, da una parte, una sorta di talento, fra virgolette, che è innato. È come chi è bravo a giocare a pallone. Ci mette tanto impegno e tanto lavoro sopra, però nello stesso tempo è nato predisposto per fare quello. Poi c'è un piccolo scatto che io dico sempre a tutti i ragazzi che vengono ad assistere ai turni e che vorrebbero cominciare, gli dico sempre: guardate che fare il doppiaggio lo possono fare, non dico tutti, ma tanta gente, perché è un fatto anche abbastanza ripetitivo, nel senso che a forza di dire le battute, di andare a sync in un certo modo, si riesce a farlo. Diventare un fuoriclasse e quindi arrivare a doppiare attori famosi, importanti, difficili, è qualcosa che non a tutti può riuscire. Io ho avuto questa fortuna, se così possiamo dire, perché ho abbinato quel piccolo talento innato, che probabilmente mi proviene non si sa da cosa, perché in famiglia appunto non c'erano. Mia mamma era una casalinga, mio papà lavorava il ferro, quindi era un artigiano. E a questo unito una grande passione e un tantissimo lavoro, di ascoltare gli altri, di non ritenere mai, ecco, questa è una cosa che dico sempre a questi ragazzi, di non ritenere mai di aver raggiunto il massimo e di non essere mai soddisfatti di quello che si è ottenuto. È l'unica maniera per riuscire a fare meglio la volta dopo. C'è sempre da imparare e soprattutto ci si può sempre E migliorare. certo. Nel passato erano soltanto una trentina le voci più belle gettonate ed erano sempre le stesse, ma la critica cinematografica le ha sempre ignorate. Com'è cambiato il mondo del doppiaggio oggi rispetto ai suoi esordi? È cambiato radicalmente, direi, dal punto di vista dei ritmi di lavoro, dal punto di vista anche dal punto di vista del guadagno, nel senso che
nel passato c'erano pochi doppiatori, lavoravano sempre loro. Probabilmente era anche un po' ripetitivo, nel senso che molto spesso si sentiva la stessa voce su tanti attori diversi. Però è anche vero che adesso abbiamo raggiunto l'effetto contrario, cioè non c'è più una regulation, per così dire. Molto spesso si tende, e io mi ritengo uno dei pochi, per ora, fortunati, che nel caso di Brad Pitt oppure nel caso di Will Smith, per parecchi anni è riuscito e riesce ancora, speriamo ancora per un po', a mantenere la sua voce su quegli attori. Perché molto spesso la tendenza è quella di cambiare, di togliere, di rinnovare, cosa che se non ha una giustificazione logica, che ne so, se tu mi vieni da me e mi dici, guarda, la tua voce è troppo invecchiata per doppiare Will Smith, e la realtà è quella, io devo adeguarmi, ma se è solo per il capriccio di una persona che vuole rinnovare così tanto per farlo, mi sembra un'operazione che non ha tanto senso. Si perde quel senso della continuità in cui è tanto affezionato il pubblico. Quali sono i problemi che incontra giornalmente come imprenditore del CDC Safet Group, che vede suo fratello Maurizio Ancidoni nella posizione di general manager? Ma i problemi sono quelli di ma intanto di avere un fratello che è il general manager della società, mi dà ancora più responsabilità all'interno del gruppo per cercare di lavorare sempre per il bene della società e mai per il bene mio personale. E questo è un fatto. E poi purtroppo è collegato alla domanda precedente, cioè che questo mondo è cambiato purtroppo anche da quel punto di vista. C'è una concorrenza selvaggia, molto spesso sleale e molto spesso in dispregio delle regole e del contratto e di quelli che sono il rispetto del lavoro del doppiatore. Per cui ci troviamo a combattere ogni giorno con problemi organizzativi, problemi economici, perché ci siamo imposti un qualcosa di fondamentale quando uno dirige un gruppo così importante e così prestigioso, che è il rispetto delle regole e di chi lavora per te. Se tu vuoi fare questo, sei costretto molto spesso a sacrifici maggiori rispetto ad altri. Perché? Perché sai che ci sono delle priorità. Le priorità sono pagare i tanti dipendenti che lavorano per noi, pagare regolarmente i doppiatori per le prestazioni che vengono fatte, non strozzarli dal punto di vista lavorativo. E questo è quello che cerchiamo di fare tutti i giorni. Certo che però un mercato così viziato, un mercato così Poco poco regolamentato. regolamentato, è duro da tenere a bada. E quindi abbiamo visto due punti di vista, quello del doppiatore e quello dell'imprenditore. E che cosa significa legare stabilmente la propria voce ad un attore dal punto di vista contrattuale, se è vero che nel doppiaggio non esistono le voci ufficiali? Ma significa che intanto è una soddisfazione proprio dal punto di vista artistico. Cioè, se a me è successo una volta, sempre proprio con Brad Pitt, che dopo averlo doppiato per tantissime volte, poi arrivò un film che si chiamava Troy, in cui, non so, il regista americano, oppure proprio c'è stata una voglia di rinnovare, tant'è vero che venni a sapere che anche in Germania cambiarono la voce storica di Brad Pitt in Troy. Per cui io feci il provino, andai a fare il provino e non lo vinsi. E lo doppiò un altro collega, peraltro bravissimo. Non ero riuscito a capire il motivo, nel senso che se avessero dato una motivazione vocale, artistica, eccetera, io l'avrei anche compresa. Ma poi ho visto il film e ho detto, ma per quale motivo non potevo farlo anch'io così? E la soddisfazione è stata che dopo quel film comunque arrivarono gli Ocean's 11, eccetera, eccetera, e sono arrivati tanti altri film di Brad Pitt, anche di distribuzioni diverse, e hanno sempre chiamato me.
E l'ultimo è proprio al cinema in questi giorni, L'arte di vincere. Bellissimo film, fra l'altro, bistrattato dalla pubblicità perché nessuno l'ha pubblicizzato abbastanza, ma devo dire che c'è un Brad Pitt veramente al massimo della bravura. E tratta una tematica difficile Il quale la baseball, sì. politica e lo sport. Signor Acerbo, noi la ringraziamo per il suo contributo e da ultimo le chiediamo di mandare un saluto a tutti i telespettatori del nostro sito, ilmondodeidoppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio, con un famoso monologo di Will Smith tratto dalla ricerca della felicità. Ehi, non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me, ok? Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Grazie e arrivederci a tutti e seguitemi sempre, mi raccomando, non mi abbandonate.